Genesi 39, principiando la lettura dal verso 7. Ed avvenne dopo queste cose che la moglie del signore di Giuseppe gli pose l'occhio addosso e gli disse: «Giaciti meco». Ma egli ricusò e disse alla moglie del suo signore: «Ecco, il mio signore non tiene ragione meco di cosa alcuna, che sia in casa, e mi ha dato in mano tutto ciò che egli ha. Egli stesso non è più grande di me in questa casa, e non mi ha divietato null'altro che te, perché tu sei sua moglie. Come dunque farei questo gran male e peccherei contro a Dio?» E benché ella gliene parlasse ogni giorno, non però le acconsentì di giacerlesi al lato per essere con lei. Ora avvenne un giorno che, essendo egli entrato in casa per fare sue faccende, e non essendovi alcuno della gente di casa, ivi in casa, ella, presolo per lo vestimento, gli disse: «Giaci di meco». Ma egli, lasciatole il suo vestimento in mano, se ne fuggì e se ne uscì fuori. E quando ella vidde che egli le aveva lasciato il suo vestimento in mano e che se n'era fuggito fuori, chiamò la gente di casa sua e disse loro: «Vedete, egli ci ha menato in casa un uomo ebreo per ischernirci. Esso venne a me per giacersi meco, ma io gridai ad alta voce. E come egli udì che io avevo alzata la voce e gridava, lasciò il suo vestimento appresso a me e se ne fuggì e se ne uscì fuori. Ed ella ripose il vestimento di Giuseppe presso sé finché il signore di esso fosse tornato in casa sua. Poi gli parlò in questa maniera: quel servo ebreo che tu ci menasti venne a me per ischernirmi, ma come io ebbi alzata la voce ed ebbi gridato, egli lasciò il suo vestimento appresso a me e se ne fuggì fuori. E quando il signore di Giuseppe ebbe intese le parole che sua moglie gli diceva, cioè: il tuo servo mi ha fatte cotali cose, si accese nell'ira. E il signore di Giuseppe lo prese e lo mise nel torrione, che era il luogo dove i prigioni del re erano incarcerati, ed egli fu ivi nel torrione, e il Signore fu con Giuseppe. Alleluia. Vogliamo meditare le parole che si trovano tra il verso 12 e il verso 13. Ma egli, lasciatole il suo vestimento in mano, se ne fuggì e se ne uscì fuori. E quando ella vidde che egli le aveva lasciato il suo vestimento in mano e che se n'era fuggito fuori, chiamò la gente di casa sua. Vogliamo in questa sera, con l'aiuto del Signore, considerare la testimonianza di un giovane che, a somiglianza dei quattro giovani ricordati dal libro di Daniele, dei quattro giorni che si trovarono in Babilonia, ha nel proprio cuore un proposito: quello di non contaminarsi, quello di fare la volontà di Dio. La testimonianza di questo giovane rappresenta un punto di riferimento per ogni giovane, ma non soltanto per ogni giovane, per ogni credente, perché quando la parola di Dio ci propone esempi come questi, lo fa con uno scopo solo: quello di istruirci, di illuminarci intorno alla volontà del Signore. Quella volontà che può essere adempiuta da noi soltanto se abbiamo un proposito fermo nel cuore, una decisione assoluta nell'anima, e se procediamo nelle vie della luce
con diligente circospezione, non come stolti, ma come savi, sapendo discernere le circostanze e le situazioni che si presentano per ognuno di noi e sapendo assumere di fronte a queste diverse situazioni le posizioni che Dio ci chiama ad assumere e che per assumere, e anche questo è necessario tenere costantemente presente, è indispensabile esercitare una fede eroica, quella fede che ci rende disponibile per il Signore, ma quella fede che ci rende anche pronti ad affrontare e a subire tutte le conseguenze, le più dolorose, le più ingrate, che si possono presentare per noi nel sentiero della fedeltà, nel sentiero dell'ubbidienza a Dio e alla sua divina parola. In questo passo della Scrittura la lezione è lumeggiata nei particolari, nei dettagli, e anzi possiamo ricordare che in questo passo non è contenuta soltanto questa lezione, ma molte lezioni. Per inciso, posso per esempio mettere in evidenza un'altra volta che il male si sa nascondere, il peccato si sa occultare, e la maschera che usa più frequentemente è quella della santità e della giustizia. La moglie di Potifar, che alza la propria voce e grida perché sia udita da tutti, per proclamare una giustizia, per affermare una santità che non esistono in lei. Anzi, i suoi gridi servono proprio per confondere, per capovolgere i termini, per ingannare tutti coloro che si trovano in casa e a mezzo dell'inganno colpire quel giovane che aveva determinato nel proprio cuore di non contaminarsi. Non sempre i gridi sono indice di giustizia e di santità. Non sempre i gridi sono indice di santità o di spiritualità. Anzi, troppo frequentemente servono soltanto per coprire, servono soltanto per capuffare, servono soltanto per presentarsi con una personalità completamente diversa da quella reale. Ma noi dobbiamo saper discernere. Dobbiamo possedere la mente di Cristo, essere continuamente illuminati dallo Spirito di Dio, affinché nel seno della Chiesa, in mezzo al popolo del Signore, non possiamo mai essere tratti in inganno da spiriti seduttori. In questi giorni stavo leggendo e studiando un po' il libro degli Atti e naturalmente non ho potuto fare a meno di leggere anche l'episodio di Anania e Safira, quei due coniugi che vivevano nel seno della comunità ed erano membri della comunità e che si presentarono in maniera ingannevole davanti all'Apostolo Pietro, ma furono scoperti non da Pietro, dallo Spirito Santo. Furono individuati non dall'intelligenza umana, ma dal dono di discernimento. E noi ricordiamo tutto il resto, vero? Ricordiamo che in quella circostanza si manifestò anche un altro dono, attraverso l'autorità del ministero di Pietro. Una potente operazione in giudizio, giudizio che servì di lezione a tutta la Chiesa. Ma è soltanto per inciso che ho ricordato questo particolare. Torniamo piuttosto al nostro immediato argomento, a quello che ci viene proposto dalla testimonianza di Giuseppe. Questo giovane intelligente, questo giovane coraggioso, questo giovane che non soltanto sa discernere tra situazione e situazione, ma sa affrontare ogni situazione con virilità spirituale, con determinazione di fede.
Eppure Giuseppe non era sottoposto alla legge. Sappiamo che la legge non era stata ancora promulgata. Giuseppe è precedente alla legge. Non c'erano degli articoli, non c'era una regolamentazione per lui. Ma quella legge che ancora non esisteva perché non era stata sancita, non era stata promulgata, Giuseppe l'aveva nel suo cuore. Davanti alla presenza di Dio, egli si sentiva profondamente vincolato. Se ricordiamo la sua storia, ricordiamo molti particolari di questo giovane che, anzi ancora ragazzo, si affliggeva per i suoi fratelli che calcavano i sentieri del male ed insorgeva presso suo padre perché questo disonore fosse tolto da sopra la famiglia. Una legge scritta nel cuore, una legge, o cari, che egli poteva continuamente leggere nella sua coscienza. E Giuseppe ormai aveva già sperimentato che seguire questa legge, procacciare continuamente fedeltà dei principi che Dio stesso aveva scritto nel suo cuore, rappresentava affrontare delle conseguenze penose, dolorose, e in fondo se egli si trovava in Egitto e si trovava schiavo in Egitto, era proprio in conseguenza del fatto che aveva cercato di difendere la giustizia, che aveva cercato di tenere alto il nome del Signore, aveva avuto il coraggio di affermare persino le rivelazioni del Signore, di rendere testimonianza della vocazione che aveva avvertito nel suo cuore. Per questo motivo soltanto si trovava schiavo in Egitto, dopo aver corso addirittura pericolo di essere ucciso e ucciso dai suoi fratelli. Ma il credente, determinato nel proprio cuore di fare la volontà del Signore, continua a farla e a farla fino alla fine. L'apostolo Paolo, nel descrivere le prove incontrate nel corso del suo ministero, ci dà un catalogo addirittura impressionante. Sembra quasi impossibile che un uomo abbia avuto tanta energia, anche fisica, di sostenere tutte le prove che Paolo ha sostenuto. Eppure quelle prove non lo hanno fiaccato, non lo hanno indebolito, non lo hanno fatto desistere dal fare la volontà del Signore e dal perseguire quello che si era proposto nel cospetto di Dio, cioè di raggiungere il palio della superna vocazione in Cristo Gesù. Le prove che fiaccano i deboli, le prove che fiaccano gli obliqui, le prove che fiaccano coloro che hanno 100 riserve nella mente e nel cuore e sono disposti a scendere a 100 compromessi, irrobustiscono quelli che sono decisi a fare la volontà del Signore, andare avanti nelle vie dello Spirito. E Giuseppe si trovava proprio in questa felice condizione. E perciò in quella casa, insidiato così da vicino, tentato in una maniera così assillante, egli ha saputo riconoscere l'attacco del diavolo, l'attacco dell'inferno, l'attacco della carne. Ha saputo resistere e respingerlo con tutto il cuore, con tutta l'anima. Perché? Prima di tutto, l'ho già detto e lo ripeto un'altra volta, perché non si voleva contaminare. Siano in ogni tempo i tuoi vestimenti bianchi e non venga mai meno l'olio odorifero sul tuo capo, è scritto nella parola di Dio. Non era ancora scritto per Giuseppe, ma era scritto nel suo cuore. Egli desiderava mantenere immacolata quella veste che egli aveva davanti alla presenza del Signore. Non voleva contaminarsi, non voleva macchiarla in nessuna maniera, ma c'era anche un'altra ragione ed egli la esprime esplicitamente e con risoluzione. Non voleva tradire la fiducia del suo Signore.
Un credente, quando è veramente credente, è uomo di parola, è uomo di fede, anche in questo senso umano, anche in questo senso sociale. Tante volte io ho indugiato su dei particolari che qualcuno forse ha messo anche in ridicolo, non lo so, spero di no. Un cristiano deve essere puntuale nei suoi appuntamenti, un cristiano deve essere preciso nei suoi impegni, un cristiano quando ha dato la sua parola deve rispettarla fino in fondo, perché è in questo modo che noi siamo la luce del mondo. Giuseppe non era un cristiano, ma la legge di Dio era scritta nel suo cuore. Era stato onorato di fiducia dal suo Signore, era stato messo ogni cosa nelle sue mani. Giuseppe stesso dichiara che in fondo egli poteva disporre dell'amministrazione di quella casa nella medesima maniera di Potifarre. C'era un solo divieto, un solo divieto. Ed egli voleva rispettare quel divieto, non voleva fare come Eva, vero? Anche Eva c'aveva un solo divieto. Poteva godere tutto il bene del giardino di Eden, di quel paradiso che Dio aveva messo a disposizione dei nostri progenitori. Una legge con un solo articolo: non mangiate il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ma Eva non rispettò quel divieto, ma Giuseppe voleva rispettarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, perché si sentiva vincolato nel cospetto di Dio. E infatti queste sono le parole di Giuseppe, proprio le parole di Giuseppe: peccherei contro a Dio, mai, poi mai. Gloria al nome del Signore. Ebbene, per ottenere la vittoria nella tentazione, per risolvere quel problema, Giuseppe ricorre alla fuga. Egli lascia persino nelle mani di quella donna il suo vestito, lo abbandona e si dà precipitosamente alla fuga. E con quella fuga egli salva se stesso, egli mantiene immacolata la sua coscienza, egli rispetta e rispetta fino in fondo il principio che Dio ha scritto nel suo cuore. È una fuga che produce delle conseguenze, e lo abbiamo veduto, vero? Giuseppe fu posto nel torrione, fu posto in carcere, ma abbiamo anche letto una parola che sembra fuori posto, addirittura assurda, ma che invece si trova proprio al suo posto: ma il Signore fu con Giuseppe. Alleluia! Io posso affermare in questa sera che il Signore non fu con la moglie di Potifare, ma il Signore fu con Giuseppe. Gloria al nome del Signore! Perché seppe riconoscere la tentazione, seppe individuare il pericolo e seppe anche comprendere quale attitudine doveva assumere in una situazione come questa. Ma ogni volta che noi pensiamo a Giuseppe, parliamo di Giuseppe, soprattutto in riferimento a questo episodio, non possiamo fare a meno, e lo abbiamo fatto altre volte, di associarlo ad un episodio analogo. Un episodio che assomiglia molto da vicino, formalmente, sotto certi aspetti, a quello che ci viene presentato da questo capitolo della Genesi e dell'episodio descritto nell'Evangelo secondo Marco. E soltanto nell'Evangelo secondo Marco, e anzi voglio dire per inciso che proprio in conseguenza del fatto che è scritto soltanto nell'Evangelo secondo Marco, gli studiosi della Bibbia hanno potuto trarre delle conclusioni intorno all'episodio e soprattutto intorno al protagonista dell'episodio. È l'episodio dell'arresto di Gesù. Il pastore è stato percosso e il gregge si è disperso. I discepoli sono fuggiti, sono tutti fuggiti. Avevano pronunziato delle promesse solenni, date delle assicurazioni. Ma quando la prova è venuta, tutto è stato dimenticato. E colti dalla paura, hanno voltato le spalle e sono fuggiti. Ebbene, nel drappello che stava intorno a Gesù
c'era un certo giovanetto, e Marco non menziona il suo nome, ma molti hanno pensato che fosse lui. È proprio lui, perché solo lui parla di questo episodio. Un certo giovanetto che si trovava lì con un pannolino sopra la sua carne nuda. Si era coperto così in fretta per trovarsi in quell'orto insieme con Gesù. E quando Gesù fu arrestato, anche lui precipitosamente si diede alla fuga. Ma qualcuno lo prese, lo afferrò per trattenerlo, probabilmente incoraggiati dal fatto che era un giovanetto e che poteva essere più facilmente ridotto alla ragione. Lo afferrò, lo prese per quel panno. Ma egli, liberandosi del panno, pur di mettersi in salvo, si diede alla fuga e fuggì nudo, completamente nudo. I due episodi si assomigliano, vero? Nella forma, ma non nella sostanza. Assolutamente no. Anzi, è un'antitesi che ci viene proposta dalla parola del Signore. I due episodi sono opposti l'uno all'altro. E vorrei dire, e anche qui apro un'altra parentesi, che tante e tante volte in quel giovanetto fuggente, in quel giovanetto che abbandona il suo pannolino nelle mani delle guardie, io ho individuato addirittura la figura della Chiesa di quell'ora. La Chiesa che era fondata sulle promesse fatte secondo la carne, sulle assicurazioni date in forza della propria umanità, sulla certezza che avevano quei discepoli di saper affrontare la situazione e risolverla vittoriosamente. Quando l'ora oscura è venuta, quando le tenebre sono calate, tutti sono fuggiti. È una Chiesa nuda quella che io vedo fuggire, e fuggire pur di mettersi in salvo. E la Chiesa nuda, io continuo a vederla lì nel cortile del Sinedrio, dove Pietro rinnega il suo Signore. Continuo a vederla in tutti i particolari di quell'ora, di quella circostanza. E concludo: una fuga ignominiosa, una posizione vergognosa. E facendo questa conclusione io torno a mettere vicino i due episodi per dire: allora non bisogna sempre fuggire o non bisogna sempre restare. È indispensabile, ritorno a quello che ho detto al principio, avere discernimento spirituale, sapienza che venga dallo Spirito, per sapere come contenersi in una situazione e come contenersi in una situazione che sembra identica, ma è completamente diversa. O per essere più pratici, dobbiamo sapere quando, come Giuseppe, dobbiamo essere disposti a lasciare anche il nostro vestito nelle mani degli avversari e fuggire, fuggire precipitosamente. O viceversa, quando insieme con Gesù dobbiamo essere disposti a farci arrestare con Lui, a farci processare con Lui, a farci flagellare con Lui, a farci crocifiggere insieme con Lui. Dobbiamo saperlo conoscere tutti. Parlo in particolare ai giovani perché Giuseppe è giovane, ma nell'etica cristiana non c'è nessuna differenza, vero? L'impegno morale che hanno i giovani ce l'hanno anche i vecchi. La fedeltà che devono manifestare i giovani la devono manifestare anche i vecchi. Quell'ubbidienza che il Signore pretende dai giovani la pretende anche dagli uomini maturi, dai vecchi, dagli uomini, dalle donne, da tutti. E tutti devono avere questo discernimento spirituale e tutti devono saper prendere l'attitudine corrispondente alle situazioni che si presentano. E voglio entrare nell'aspetto pratico della questione. Quanti cristiani si incontrano, sono sempre incontrati e quindi si incontrano anche oggi, che quando vengono chiamati ad evangelizzare, a rendere testimonianza della loro fede, o anche a difendere la verità,
E sapete, qualche volta rendere testimonianza della fede significa esporsi al ridicolo, agli schermi, alle contraddizioni. Qualche volta difendere la verità significa addirittura ricevere degli insulti, delle offese. Ma il Signore ci chiama a rendere testimonianza di Cristo il Salvatore. È il Signore che ci chiama a difendere la verità della Sua parola, il messaggio della grazia. Fuggiremo di fronte a coloro che cercano di spaventarci? No! Il Signore ci chiama a rimanere fermi, immobili, a resistere. Non dobbiamo fare come quel giovanetto che nudo scappò per mettere in salvo la sua vita. Dobbiamo, cari nel Signore, essere determinati nel cuore, nell'animo. Ma qualche altra volta si presentano delle situazioni completamente diverse, cioè si presentano occasioni di incontri vani, di amicizie frivole, di ragionamenti insulsi, carnali. Abbiamo ancora le nostre conoscenze, i nostri congiunti, gli amici di una volta, e chissà in quante circostanze possiamo trovarci in situazioni che cercano di coinvolgerci nella vanità del mondo, o addirittura, cari, in quelle forme sottili di peccato, di vizio, di passione, che affiorano attraverso i discorsi, i ragionamenti. Dobbiamo rimanere lì, come il Signore ci chiama di fare quando dobbiamo testimoniare di Lui? No! In questi casi dobbiamo scappare, fuggire, lasciare anche il nostro vestito nelle mani degli avversari. Non importa se ci derideranno, se ci schermiranno, non importa quello che diranno di noi e quale posizione prenderanno contro di noi. Dobbiamo con tutto il cuore determinare noi stessi di non contaminarci mai. Dobbiamo decidere di fare tutta la volontà di Dio per piacere a Dio e soltanto a Dio. Oppure, trasportando, cari, il soggetto, direi, su livelli ancora più spirituali, il Signore ci dà l'opportunità di trovarci in luoghi di adorazione, di avere delle occasioni speciali, forse attraverso amicizie cristiane o attraverso, cari, delle cose che Egli stesso determina per noi, di stare in preghiera, in adorazione, in supplicazione, cioè di procacciare uno sviluppo nelle vie dello Spirito, di rimanere immobili in un luogo che ci mantenga in comunione con il Signore. È proprio in quei momenti che il diavolo ci suggerisce di fuggire, di allontanarci, di scappar via. Dobbiamo scappare via? No, dobbiamo rimanere lì. Dobbiamo rimanere lì con tutto il cuore, con tutto l'animo. Sapete quando dobbiamo fuggire? Quando attraverso qualunque circostanza veniamo a trovarci in un luogo che scopriamo che è un luogo di peccato. In una strada dove chiaramente vediamo che è un'occasione di male. Un'occasione di caduta. Allora dobbiamo fuggire, e fuggire con slancio, con veemenza, come Giuseppe, lasciando, cari nel Signore, anche nelle mani degli avversari o dell'avversario quello che forse ci copriva, ci era più caro, rappresentava un bene della nostra vita. Ma non importa. Non importa, in questi casi perdere è sempre guadagnare. Non importa, in questi casi essere feriti vuol dire sempre essere guariti. Non importa, in questi casi essere insultati significa davanti a Dio essere approvati. E noi vogliamo avere l'intelligenza di Giuseppe, tutti, ma continuo a parlare particolarmente ai giovani che proprio in conseguenza qualche volta della loro inesperienza non sanno distinguere tra una cosa e l'altra e si fermano nei luoghi dove non si dovrebbero fermare e acconsentono a conversazioni che dovrebbero fuggire con tutto il cuore e pongono la mente, l'attenzione e forse l'affetto sopra delle cose che dovrebbero vedere come il pericolo mortale della loro vita.
e a questi giovani che io propongo a mezzo della parola di Dio un'altra volta l'esempio di Giuseppe, l'esempio luminoso di un giovane che aveva nel cuore questo proposito di non contaminarsi, ma fare tutta la volontà del Signore. Mantenetevi pure, puri, manteniamoci puri nel Signore e il Signore ci fortificherà per darci la vittoria fino alla fine. E al Signore della vittoria vogliamo dare l'onore e la gloria, ora e sempre.